Lontano da Roma, all'interno della montagna, la roccia lascia cadere, goccia dopo goccia, l'acqua, che ha iniziato il suo viaggio 6 mesi prima, quando ancora neve, ricopriva le montagne del Reatino e dell'Abruzzo. Goccia dopo goccia, l'acqua diventa un lago, un fiume. Tanta, tanta quanta una città ne consuma per vivere. Se potessimo dar vita all'immaginazione, potremmo vedere le ninfe, creature che nella mitologia antica danno il nome alla sorgente d'acqua dove abitano. Le ninfe possono avere un'anima solo unendosi agli umani. Per questo vivono nell'incessante ricerca dell'uomo. Oggi invece sono gli uomini a cercare le sorgenti, gli stessi uomini che aiutano, proteggono e invogliano l'acqua a entrare in contatto con noi. L'acqua è un regno che appartiene solo alla natura. Varcarne la soglia è stato un rischio. Uomini temerari hanno perduto la vita per consentire ad altri di vivere nell'agio di oggi. Acea rende omaggio a quegli uomini e ricorda quegli operai come caduti di una causa nazionale. Generazioni e due tecnologie a confronto sono due momenti della storia dell'industria che esprimono la stessa passione. Tanti e tanti sono malati di sinicosi. Perché? Perché per il fumo che... adesso sembra un po' più facile, perché anche che sì, ci stanno dei mezzi che, come ripetevo prima, che portano l'aria pulita dentro e tirano fuori quella... Pure... Diciamo, io mi reputo sempre un fortunato e orgoglioso di espletare questo tipo di lavoro, importantissimo per la società in genere, importantissimo per il mondo. E non ci dimentichiamo mai che serviamo un bene inconfondibile. Io dico sempre che l'acqua per il mondo è come la pace, tutto il mondo ci ha bisogno. Quindi mi reputo un fortunato, orgoglioso e fortunato. Operai, tecnici, filosofi, queste persone sono uguali sia sul lavoro che davanti a una cinepresa. L'acqua che esce dal nostro rubinetto impiega una media di 20 ore per poter giungere a destinazione. Roma è una città fortunata dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico e la portata totale addotta a Roma raggiunga i 21.000 litri al secondo. Un'altra, diciamo, prerogativa di queste sorgenti Peschiera e Capore è quella di alimentare la centrale idroelettrica di Salisano, ed è forse una delle poche in Italia e nel mondo di questa portata ad alimentare una centrale idroelettrica con acqua potabile. L'Acea, oltre a occuparsi della captazione, del trasporto e della distribuzione dell'acqua potabile, deve occuparsi anche che questa venga distribuita in qualità. Per far sì che questo avvenga, lungo il tracciato degli acquedotti e all'interno delle sorgenti di captazione, sono poste delle strumentazioni che in tempo reale comunicano con la sala operativa tutti i dati necessari affinché questa qualità venga garantita. E qui siamo arrivati a metà del tragitto. L'acqua ha percorso oltre 100 km,
Ciò nonostante ha mantenuto inalterate le sue elevate qualità, infatti l'acqua ha una temperatura intorno ai 9 gradi e quindi è un'acqua freschissima, è un'acqua oligominerale, quindi con 390 mg per ogni litro e la cosa più importante è che quest'acqua poi arriva nelle case, nei rubinetti degli utenti, senza l'ausilio di elettropompe, ma solo in virtù della forza gravitazionale. Ecco perché l'acqua costa di meno rispetto ad altre città. La gestione dell'acqua è un po' come un bambino che va seguito, va monitorato, va mantenuto, va regolato a seconda di quelle che sono le esigenze della popolazione, a seconda anche di quelle che sono le condizioni al contorno, prima fra tutte il clima. In periodo di pioggia ci dobbiamo preoccupare delle nostre sorgenti e in periodi estremamente caldi ci dobbiamo preoccupare di approvvigionare quantità sufficienti per la popolazione. Si esprime come se si stesse preoccupando di un bambino che va rassicurato. Questo è quello che si percepisce in tutti i reparti di Acea. Tutti gli operatori operano estate, inverno, giorno e notte per spostare quantità di acqua lì dove sono necessarie. Lì al call center, anche quello attivo 24 ore su 24, ci sono gli operatori pronti a prendere tutti i reclami idrici da parte della popolazione. Va bene, facciamo la segnalazione subito. D'accordo, grazie. Può capitare che magari qualche persona più anziana ci segnala il problema al proprio lavandino o al proprio bidet. In questo caso ci sarà sempre una parola amica dell'operatore che consiglierà di rivolgersi al proprio idraulico. Gli impianti sono telecontrollati e vengono ispezionati continuamente. Si effettua una manutenzione periodica durante tutti i 365 giorni dell'anno e spesso anche di notte per non arrecare disagio alla popolazione. Una volta che l'acqua è stata usata va smaltita e l'Acea si occupa anche di questo servizio attraverso una rete di collettori. Stavo ispezionando il collettore della Cecchignola, è un collettore che passa di lato al laghetto dell'Eo. A un certo punto, mentre camminavamo sotto, e siamo sempre in due che camminiamo, con la luce illuminata vedevo due cosine illuminate in fondo. Ho fatto, ma che è sta a fare? Mi sono pure messo paura. Cammina, a un certo punto ho visto che era una papera del laghetto. Sono riuscito a prenderla, l'ho portata fuori e invece di magnarmela l'ho riportata al laghetto. La cosa bella è che quando l'ho riportata dentro al laghetto, lei, come l'ho posata, si è messa a correre verso le compagne e le compagne soccorse verso di lei. Bellissimo. Roma, come chilometri di collettore, c'ha intorno ai 250 chilometri. Calcola che le fognature più piccole sono 10 volte di più. I vari collettori finiscono nel collettore che si chiama Basso di Sinistra, che va al depuratore. E viene depurata e poi l'acqua ritorna a Tevere. Entusiasmo, passione e spirito di gruppo sono costanti e comuni a giovani e meno giovani, uomini e donne, a prescindere dal livello e dal ruolo ricoperto. Tutti rappresentano l'azienda nello stesso identico modo, hanno le stesse parole di responsabilità e di orgoglio, la stessa tensione emotiva nei confronti del servizio. Per farla breve, hanno in comune una cultura d'impresa. Il ciclo avviene che l'acqua è messa nelle fognature, prima di arrivare all'impianto di depurazione viene sollevata, perché la fognatura rispetto all'impianto di depurazione è più bassa, e quindi per farla arrivare all'impianto di depurazione ci sono dei sistemi di sollevamento fognatizio. In questo caso c'è la grigliatura fine, che è una grigliatura che pulisce bene l'acqua reflua che arriva, cioè anche le parti più piccole vengono, come vedete, questa sta in azione, la griglia, vengono tolte e scaricate nel cassonetto e smaltite in discarica.
Poi c'è la dissabbiatura di soleatura, quindi viene tolta la sabbia e le parti grasse che si trovano nell'acqua. Poi c'è la sedimentazione primaria, in questo caso viene abbattuto l'inquinamento di un 20%. Poi c'è la sedimentazione secondaria e poi c'è la linea fanghi. La depurazione è importante perché noi rimettiamo nel corpo effluente, in questo caso il Tevere, l'acqua depurata al 90%. Visitando questi centri, si pensa che l'uomo abbia imparato dalle ninfe l'arte di guarire, rigenerare e purificare ciò che viene sporcato per restituirlo alla natura. Qui ho avuto la netta sensazione di trovarmi nel cuore pulsante della sicurezza, in una clinica della prevenzione della salute pubblica, in un posto in cui tutto è organizzato in modo tale che la struttura sia più potente dell'eventuale errore umano. La motivazione la troviamo soltanto nel lavoro e nell'obiettivo dell'acqua che controlliamo e quindi nella tecnologia, nello scambio delle opinioni, nel raggiungere sempre un dato migliore, un risultato migliore. È uno dei pochi laboratori in Italia accreditato con la norma UNI nazionale della 17025 per un numero che è superiore a 150 parametri che comprendono quasi tutte le prove analitiche per la qualità dell'acqua. Potremmo definire i laboratori come il luogo dove l'esperienza controlla la scienza, dove il potere dell'uomo ha la meglio sulle macchine da lui usate e progettate. I campioni sono prelevati giornalmente ed analizzati in laboratori altamente specializzati ed accreditati. Questo garantisce la sicurezza e certifica la qualità dell'acqua distribuita. Le ninfe che abitano l'acqua sono creature bellissime che fanno innamorare perdutamente gli uomini e gli dèi. Il loro potere ammaliatore sta dietro l'incanto che le fontane di Roma generano in chi le guarda, ma soprattutto dietro l'attenzione e la cura di uomini speciali, innamorati di questi luoghi. L'ACEA svolge il servizio di gestione delle fontane artistiche monumentali dal 2000. È un servizio per noi importantissimo, al quale teniamo molto, anche perché è un servizio che ci mette a contatto con delle macchine idrauliche uniche al mondo, che abbiamo la fortuna di avere qui in città. E chiaramente tutti conoscono Fontana di Trevi, c'è chi conosce altre fontane più piccole, meno famose. Noi abbiamo l'opportunità di vederle tutti i giorni col nostro gruppo che si occupa di questo con amore, perché poi la cosa importante è questa, la passione che si mette nelle cose, e ACEA ce la mette sempre. La conservazione della bellezza sarebbe impossibile senza un forte senso di alleanza tra l'uomo e l'acqua. Questo senso di alleanza nasce dalla tensione, dall'amore per il lavoro quotidiano, dalla responsabilità e dal senso civico di chi lavora. L'esito di ciascuno dipende da quello dell'altro. La tracciabilità di ciascuna azione porta il segno di una responsabilità personale e collettiva che diventa etica della vicinanza agli altri. Abbiamo una grande fortuna, abbiamo un grande dovere, mantenere la purezza e la salubrità di quest'acqua dalle fonti ai rubinetti dei nostri concittadini. Ci riusciamo come ACEA e qui in questo laboratorio controlliamo che questo avvenga 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. I romani possono stare assolutamente sicuri, possono bere tranquillamente. Non è facile mantenere una rete idrica come quella di Roma o delle altre città costantemente in pressione. Lei si immagini come un corpo umano, le nostre arterie sempre in pressione, la stessa cosa deve essere per una città di quasi 3 milioni di abitanti come Roma. Non è facile, va controllata, non è facile trattare tutti gli scarichi e restituire all'ambiente un'acqua depurata che sia soddisfacente, che tuteli il bene più grande che abbiamo, che è l'ambiente. È necessità cultura, necessità sudore, necessità attività, e in questo la ricerca e l'innovazione sono fondamentali, perché dobbiamo sempre innovare per cercare di fare le cose meglio, bene, a costi più contenuti. Quello che stupisce di questi uomini e di queste donne
è che indipendentemente dal loro ruolo e dal loro titolo, rappresentano tutti la stessa cultura e lo stesso valore. Acea. Lavoro in Acea da 21 anni e 15 li ho passati qui dietro, dietro questi sportelli. In tanti anni qui ne ho sentite veramente di tutti i colori. Le persone venivano qui non solo perché avevano un problema con l'acqua, soprattutto per passare magari qualche momento a parlare con qualcuno. Malgrado internet e call center, questi sportelli a noi piace ancora tenerli aperti perché abbiamo bisogno del contatto con i nostri clienti e i clienti hanno bisogno del contatto con noi. Acea, il nuovo alloggio delle antiche ninfe, ma anche organizzazione e tecnologia, impensabili ai tempi di Omero, che così le descrive. Lì ancora acque che sempre scorrono. Due sono le porte. L'una che scende è per gli uomini, l'altra che ha più di divino. Per di là non entrano gli uomini. Quella è la via degli immortali. D'altra parte, le tecnologie passano, i principi restano e a volte per sempre.